davvero straordinario l'impatto della prima edizione della fiera della Musement, degli apparecchi senza vincere il denaro, tanti visitatori, tanti operatori, veramente, come ha detto anche l'intervista di questa mattina il presidente della Promoberg, Patelli, è un impatto che è andato al di là di tutte delle aspettative che c'erano all'inizio, quindi grande successo, e merito di questo va anche a Alessandro Lama, presidente della Federazione Amusement Confesercenti. Alessandro, voi avete patrocinato questo evento, siete stati, diciamo, tra i promotori di questo evento, e sta andando alla grande. Ricordiamo, Alessandro fa parte anche del comitato direttivo della FEM. Sì, sta andando molto bene, siamo contentissimi. La parola d'ordine di questa kermesse è dignità. Noi stiamo cercando di dare ad un comparto che è rappresentato da aziende, famiglie, piccole e grandi aziende, una dignità che è assolutamente necessaria ribadire ogni volta. Confondersi col gioco, seppur lecito, con vincite in denaro, è stata il nostro problema negli ultimi anni, e questo si è visto anche a livello di pubblica amministrazione, di sensazione che le pubbliche amministrazioni, i comuni, le realtà regionali hanno verso un settore che invece ha tutto da presentare in senso sociale, etico, e dobbiamo ringraziare anche tutti quanti gli operatori, i clienti, gli appassionati del settore che stanno visitando questa fiera e stanno dando ai più di 50 espositori la ragione di continuare questo progetto per il futuro. Guarda, si respira proprio una bella aria, tanti sorrisi, tanto entusiasmo, insomma c'è da dire che da questo primo impatto è una fiera destinata per successo e per il seguito. Ma noi speriamo nei prossimi anni di continuare questa kermesse aumentandone sempre di più la potenzialità. Siamo in una zona diversa dell'Italia dove si è abituati a fare queste fiere, ma siamo vicini a un aeroporto, siamo vicini ai confini dell'Europa, e questa fiera è internazionale, la vogliamo ingrandire, probabilmente l'anno prossimo ci sarà un altro padiglione e via così. Speriamo di riuscire a mettere anche delle attrazioni all'esterno, ma la parola d'ordine veramente è l'entusiasmo, la felicità che io vedo finalmente in un sacco di operatori che, come dici tu, stanno sorridendo e sorridono a tantissimi clienti. È vero, è verissimo, è una fiera dove c'è storia, c'è un'esposizione di filtri antichi, ci sono convegni dedicati al settore, tante esposizioni, tante novità, si va dagli sport alla realtà virtuale, io stesso ho provato alcune novità e sono veramente entusiasmante. Alessandro, senti, per finire, che segnale arriva dalla fiera di Brescia? Guarda, è un segnale che non solo è per noi di fiducia, di entusiasmo, di continuare questo percorso, ma deve essere un segnale che deve andare verso la politica, perché la politica deve aiutarci a uscire da questo impasse della confusione tra i due settori. E quindi lo scopo è quello di dire: siamo qui, abbiamo la nostra dignità, la nostra voce è forte, e il successo deve essere il primo passo per migliorare un approccio di conoscenza e di concertazione che già abbiamo cominciato con gli stati generali e altre realtà, verso la politica che deve aiutarci a cambiare le regolamentazioni, perché l'amusement in Italia è un settore che deve avere le proprie regolamentazioni, che devono essere diverse da quelle del settore del gioco o del gaming. Grazie ad Alessandro Lama.